Buonasera e benvenuti anche questa settimana al nostro appuntamento settimanale con il punto web. Anche per questa settimana sarò in collegamento da casa, non da studio, quindi perdonerete la mia connessione e così lo dico anche a scopo preventivo qualora insomma la linea dovesse cadere. E anche questa settimana è puntata ricca di argomenti di attualità sociale, cultura, arte e praticamente partiremo proprio dalla battaglia dei marittimi con Salvatore Caltabiano e Miriam De Maria, due giovani ragazzi che hanno iniziato questa battaglia a sostegno e rappresentanza dei marittimi italiani e che noi abbiamo seguito fin dalle prime fasi. Interverrà anche Giovanni Barbagallo, commissario cittadino della Lega per Giarre. Continueremo con un altro tema importante e un'altra battaglia. Ci sposteremo questa volta a Zafferana Etnea, dai coniugi Marino, che da mesi ormai portano avanti la battaglia per il riconoscimento dell'invalidità della figlia nata minorenne, ma che hanno ottenuto, ma anche lì c'è una vicissitudine, insomma una storia che continua, che non è per niente semplice. E interverrà anche Alessandro Bafumo, componente del direttivo sede zonale ENAC Palermo Perez. E poi ci sarà spazio, ovviamente come sempre, per l'arte, l'artigianato con Lucia Leotta e chiuderemo con lo sport, con il collegamento con il nostro Marcello Mazzani, che conosciamo bene. Ma iniziamo, vi ricordo ovviamente che siamo in diretta Facebook su il punto web e quindi potete commentare e fare domande in diretta. Io ringrazio come sempre GS Produzioni Video, la regia di Salvo Faro che mi supporta a distanza e Giuseppe Recause per 01 TV sul sito, appunto, potrete seguire la puntata. Andiamo quindi subito a collegarci con i primi ospiti, a videocollegarci con Salvatore Caltabiano, Miriam Pia De Maria e Giovanni Barbagallo. Buonasera Rita, grazie per l'invito. Buonasera. Buonasera. Buonasera, abbiamo l'audio leggermente in ritardo. Allora, intanto grazie ovviamente di aver accolto il nostro invito e iniziamo immediatamente, Salvatore e Miriam, a parlare appunto da dove parte questo progetto che state portando avanti e che appunto, come ho anticipato, abbiamo seguito fin dalle prime fasi. Salvatore. Allora, come già anticipato, il nostro progetto è nato l'1 novembre del 2020 proprio per tutelare quel settore importante anche per l'economia italiana, ossia il settore crocieristico, quindi navi da crociera. Ci siamo allargati anche con la marina mercantile proprio per tutelare i diritti dei lavoratori e quindi creare un vero e proprio progetto da presentare al governo in modo tale che possa essere attenzionato. Non ci siamo fermati esclusivamente al discorso dei sussidi legati ai marittimi, quindi a un ristoro, ma proprio ad attenzionare tutte le esigenze dei marittimi italiani che hanno raccolto via email. Miriam De Maria, io non ho detto prima, voi ho detto appunto che avete iniziato questo corso sostegno, ma anche in rappresentanza appunto dei marittimi italiani, perché siete rispettivamente Salvatore si occupa delle relazioni internazionali, mentre diciamo del settore escursioni. Miriam, a te chiedo di parlare più nello specifico della petizione che poi avete portato avanti coinvolgendo e poi anche i social attraverso un gruppo Facebook. Buonasera Rita. Sì, l'importanza che ha avuto questa petizione durante la nostra battaglia è davvero importante. Ad oggi con la nostra petizione abbiamo circa 35.000 sostenitori, che è più della cifra di marittimi italiani che abbiamo in Italia. E con la petizione chiaramente abbiamo avuto un clamore sia attraverso la piattaforma Facebook, ma abbiamo anche un sacco di richieste tramite email, abbiamo altri social.
social con la quale ci stiamo appoggiando. Con la petizione è stato, diciamo, un urlo, proprio un urlo che è partito dai social, e quindi con change.org abbiamo voluto racchiudere proprio quelle che sono le nostre richieste e le nostre necessità. Ad oggi credo di aver raggiunto, abbiamo appunto raggiunto dei buoni risultati e al raggiungimento dei 50.000 sostenitori la petizione stessa potrebbe essere oggetto di attenzione dal Parlamento. Ecco perché continuiamo a sostenerla condividendo sui nostri profili, appunto per farla diventare ancora più spicco. Ecco. Giovanni Barbagallo, commissario della Lega per Giarre, è uno dei primi che ha ascoltato, diciamo, Salvatore Caltabiano e Miriam De Maria. Sì, io ho accettato l'invito quando sia Salvatore che Miriam sono venuti a raccontarmi questa storia che è a dir poco raccapricciante e che praticamente descrive come la nostra Italia, come il governo italiano sia impegnato a far tutto fuorché a dare delle risposte serie alle esigenze dei lavoratori. Adesso nel caso specifico si tratta di 35-34 mila persone che non hanno ricevuto un euro di rimborso, che sono stati esclusi dai ristori, ma c'è l'intero paese in subbuglio, perché immaginate che alcune categorie per i codici Ateco hanno praticamente ricevuto rimborsi, altre che hanno la stessa tipologia di categoria ma un codice Ateco differente, che è semplicemente un codice che va abbinato poi alla partita IVA, non hanno ricevuto i ristori. Ragion per cui come Lega ci siamo subito attivati, ci siamo messi a disposizione l'onorevole Manfredi Potenti, che tra l'altro non sarà un siciliano ma è un livornese, quindi un uomo abituato ad avere rapporti con i marittimi, un uomo di mare, quindi si è subito messo a disposizione e abbiamo aperto un tavolo per poter, insomma, discutere e trovare delle soluzioni a questa problematica. E come in passato è stata trovata una soluzione, è stato trovato un porto all'epoca alla costa di Adema, proprio durante il periodo del lockdown, che non trovava un porto, e grazie alla Lega, grazie proprio all'onorevole Potenti, trovò nel porto di Livorno una banchina per poter ormeggiare e far scendere questi poveri ragazzi, questi poveri lavoratori che erano lì da mesi bloccati. Il problema, ripeto, è generalizzato. Il problema è che il governo lavora con pressappochismo e si è totalmente dimenticato di alcune categorie di inserirle, e quindi la battaglia che va portata avanti è proprio questa: dare voce a questi ragazzi, dare voce a queste persone, portare nelle sedi istituzionali opportune questa situazione e soprattutto aprire un dibattito pubblico e chiedersi: è legittimo che ci siano categorie, che ci siano persone, che ci siano lavoratori completamente dimenticati, completamente esclusi dai ristori, mentre abbiamo, e lo dico con rispetto perché ci sono tantissime persone per bene che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma abbiamo mensilmente, e lo abbiamo visto con le inchieste scandalistiche, delinquenti, mafiosi e camorristi che percepiscono il reddito di cittadinanza. Non è una cosa normale. In un paese normale chi ha bisogno ed è in emergenza va aiutato, tanto quanto chi ha bisogno e percepisce un reddito di cittadinanza o un reddito di sussidiarietà. Andiamo a vedere intanto se per caso ci sono domande o commenti, ma credo di no, altrimenti il regista avrebbe detto. Salvatore Caltabiano, qual è, diciamo, l'obiettivo finale di questo percorso che state seguendo? Allora, prima dell'obiettivo finale devo dire che è stato veramente difficile poterci mettere in comunicazione col governo, nonostante abbiamo mandato diverse PEC ai tre rispettivi Presidente della Repubblica, al Premier Conte, alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, è stato veramente difficile riuscire a poter interagire con loro e con i loro uffici. Abbiamo avvertito un senso di spostamento letterale di tutta la situazione da un ufficio all'altro, e questo qui sicuramente ha dato un'impressione di quanto le istituzioni versino in situazioni di disorganizzazione. Devo dire che nonostante la nostra insistenza, che è stata parecchia fino ad oggi pomeriggio, abbiamo ottenuto una parte di ciò che realmente stavamo aspettando. Incontreremo il 17 dicembre a Roma, nel nostro viaggio a Roma, la dottoressa Maria Teresa Di Matteo, che ci ascolterà,
con tutto il nostro progetto, quindi ci sederemo a prendere un tavolo anche da questo punto di vista, riusciremo a discutere con lei, che comunque ricopre anche un compito molto importante per quello che è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'obiettivo finale, per tornare alla tua domanda, sarà quello là di vedere il cambiamento. Ci fermeremo solamente quando il settore marittimo verserà in condizioni corrette, rispettose e dignitose, e soprattutto che il settore marittimo venga capito. Io credo che il governo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha ancora capito l'importanza che ha il settore crocieristico in Italia. Basta scrivere su Google 2-3 parole per capire quanto è importante anche per lo sviluppo economico, il prodotto interno lordo, il PIL, produce dei numeri notevoli, di notevole importanza, e bisogna attenzionare questo settore, bisogna investire le energie, le conoscenze e la forza affinché questo settore migliori e si porti avanti per le generazioni di oggi e per le generazioni di domani. E sicuramente la cosa più importante è quella di vedere in Italia nuovamente il Ministero della Marina. Manca un ente, manca proprio l'ente chiave che tutela i diritti dei marittimi. Non si è mai visto in nessun altro Stato uno Stato senza un Ministero della Marina, soprattutto in una penisola come l'Italia, bagnata dai mari ovunque, senza un ente che rappresenti la Marina. Questa è una cosa assurda. Giovanni Barbagallo, ecco, a proposito del Ministero della Marina, a cui più volte Salvo ha fatto riferimento, ecco, cosa possiamo dire in merito? Beh, possiamo dire in merito che un ministero che ovviamente andrebbe istituito, in quanto, come diceva poc'anzi Salvo, la Marina comprende tantissimi settori. Partiamo dai croceristi, partiamo anche dagli armatori, perché l'Italia nel mondo è famosa per gli armatori, per i nostri pescherecci, anche se in Europa purtroppo continuano a costringerci, a costringere le nostre marinerie a rispettare regole assurde, perché nei mari del nord è normale pescare con reti abbastanza ampie, perché il pesce nel nord è più grande, crescono più grandi, mentre da noi ovviamente le reti grandi fanno scappare determinati tipi di pesci. Quindi il Ministero della Marina sarebbe anche servito sulla questione, penso, dei pescatori di Mazara sequestrati e da oltre 100 giorni ancora in mano ai libici, mentre nel frattempo Erdogan in Turchia, che è stata ovviamente sequestrata dei suoi uomini, li ha già fatti liberare in 5 giorni. Il Ministero della Marina potrebbe abbracciare tantissime aree, tantissime macro aree che oggi purtroppo sono dimenticate, e quindi è importante tutelare questi lavoratori, è importante ancora di più tutelare l'indotto economico, perché c'è stata in passato anche una grande battaglia, purtroppo secondo me sbagliata, contro le navi di crociera che si avvicinavano troppo alle coste, per la memoria della tragedia del Giglio che è costata la vita a tantissime persone della Concordia. Ma noi di turismo potremmo vivere, e quindi l'Italia deve assolutamente, il governo italiano, incentivare la creazione di un Ministero della Marina e soprattutto tutelare queste persone, perché è importante che ognuno di loro abbia non solo un ristoro, ma anche una certezza di un ente a cui rivolgersi. È imbarazzante che questi ragazzi, che queste persone si vedano rimbalzati da un ministero, da un funzionario all'altro, senza avere udienza, non dico dal ministro, ma quantomeno da un sottosegretario. I grillini, che hanno preso una valanga di voti in Sicilia e che sono al governo, ce l'hanno un sottosegretario al Ministero dei Trasporti che può interloquire con questi ragazzi e può dare delle risposte? Io ritengo che sia una richiesta legittima. Salvatore, volevi fare una precisazione forse? Sì, volevo precisare il discorso della Marina. Prima, parlando del Ministero della Marina, non ho precisato il discorso della Marina mercantile, perché potrebbe essere confuso con la Marina militare, per cui mi sembrava corretto e doveroso fare questa precisazione, soprattutto anche perché ci sono un sacco di marittimi che in questo istante possono essere anche sintonizzati, quindi mi premeva sottolineare questa cosa qua. Sì, allora, arriva un commento, quindi Raffaele Di Costanzo scrive: il governo non sa dell'esistenza della nostra categoria, è vergognoso, ministero, marina mercantile possono confondere con la marina militare, appunto.
dice Raffaele. Niente. Salvatore Di Stefano, la categoria che devono riconoscere è marittimo. Sì, è vero. Rispondo a questa cosa qua perché il marittimo non è riconosciuto. I marittimi hanno problemi nella richiesta dei mutui, nelle richieste di prestiti con le finanziarie, perché gli stipendi, ci sono una serie di cose burocratiche che non vengono capite, perché il marittimo non è riconosciuto. Per cui anche il discorso dell'epoca Covid, dalle testimonianze che abbiamo ricevuto, abbiamo notato che c'erano dei marittimi che lamentavano il fatto, dice, io lavoro su bandiera estera, non ho potuto bloccare le rate dei miei mutui, le rate dei miei finanziamenti, però questa pratica, questi blocchi sono stati invece fatti per i marittimi con bandiera italiana. Nonostante ciò, a livello di blocchi, rate, finanziamenti e mutui, bisogna far notare anche che c'è stata una grandissima confusione, perché non tutte le banche hanno accettato le richieste dei marittimi, proprio perché il marittimo non viene riconosciuto. Quindi anche mettiamo caso ci fosse stata una circolare che diceva alle banche bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, in realtà ogni banca ha agito in una maniera diversa, poiché davanti a un marittimo le banche o le finanziarie versano con delle condizioni di poca fiducia in quella persona che hanno davanti, perché fondamentalmente per loro non è nessuno. Miriam, mi senti? Sì, adesso mi sento. Allora, diciamo anche come quali sono oggi, nell'epoca Covid, chiaramente i protocolli sulle navi. Navi, chiaramente, intendiamo da crociera in questo caso. Allora, le navi da crociera, delle quali comunque io e Salvatore facciamo parte, attualmente non abbiamo effettivamente avuto l'occasione ancora di provarli su noi stessi, appunto le misure, le nuove misure che sono state pensate, però già l'introduzione di un sistema di tracciabilità, quindi con dei braccialetti che vanno indossati da un crew, che comunque un membro di equipaggio che comunque va, diciamo, a monitorare qualsiasi spostamento, gioverebbe sicuramente in caso di possibili positivi a, diciamo, calcolare le persone che sono state a contatto con questa persona. Quindi questo sicuramente è stato una delle primissime cose che vanno notate e vanno anche ringraziate, perché grazie a questa cosa appunto possiamo rintracciare. Poi sicuramente all'inizio la partenza della nave con il 50% degli ospiti potrebbe essere, diciamo, un trampolino di lancio. È ancora tutto da provare, tutto da scoprire. Ci sono compagnie che stanno partendo a rilento, alcune che purtroppo facendo bandiera estera stanno ancora aspettando il foglio di via da parte della CDC. Quindi adesso vedremo, dobbiamo chiaramente aspettare, avere pazienza, però vi posso confermare che il settore marittimo, in particolare le persone che lavorano sulle navi da crociera, sono molto malleabili. Noi siamo veramente molto veloci ad adattarci al cambiamento, siamo delle persone istruite proprio per soccombere alle emergenze, quindi anche in questo caso sicuramente la gestiremo al meglio dei modi. Sulle navi da crociera, in caso. Rita, cosa? La connessione, credo che è sicuro quindi viaggiare sulle navi da crociera? Assolutamente sì, è considerata proprio come una bolla. Vengono fatti dei tamponi, dei test, chiaramente previa alla partenza, in modo tale da assicurare appunto un ambiente molto sicuro. Io stessa mi sono ritrovata a bordo di una nave da crociera per 100 giorni, una volta che abbiamo sbarcato tutti gli ospiti a marzo, dove appunto ho passato il mio periodo del lockdown, e questo appunto mi è servito di restare, diciamo, illesa, non prendere alcun tipo di virus o alcun tipo di disagio, proprio per questo motivo. Il nostro è un ambiente sicuro, lo è sempre stato e sono certa che lo sarà anche in futuro, e anzi credo che in questo periodo precisamente sia uno dei modi migliori per viaggiare.
E ritornando al discorso appunto dei ristori, dei bonus, peraltro un paradosso era proprio quello che i marittimi avrebbero dovuto presentare una domanda, mi pare, entro il 17 marzo. Non l'hanno voluta presentare perché non erano ancora sbarcati. Miriam. Esatto, i sussidi che sono stati, ci sono stati forniti, sono stati due. Il primo durante il primo lockdown, questo aveva come diciamo vincolo la data del 17 marzo, quindi chiunque poteva accedere a questo sussidio qualora il loro contratto lavorativo fosse terminato tra il 1 dicembre e il 17 marzo. Il 17 marzo è una data molto importante per noi perché è appunto in quel periodo che la nostra industria si è fermata definitivamente. E proprio in quel periodo io stessa, come tantissimi altri dei miei colleghi, ci trovavamo alla ricerca di un porto sicuro dove poter attraccare. Quindi è una cosa incredibile poter mettere una data del genere quando la maggior parte di noi non poteva rientrare a casa e appunto accedervi. Il secondo indennizzo invece riguarda i mesi di giugno e luglio. Mesi che chiaramente, ricordiamolo, il secondo indennizzo non si può fare il cumulo con la disoccupazione, che sia da rimpatriati o NASPI. In questo caso la stragrande maggioranza dei miei colleghi, tra cui me stessa, durante il periodo di giugno e luglio, non, ovviamente una volta che siamo rientrati abbiamo fatto subito la richiesta per il nostro indennizzo e di conseguenza non possiamo accedere proprio al sussidio Covid per questo motivo. Ci sembra un po' una presa in giro. Aver proprio fatto un indennizzo quando nessuno può accedervi. Credo sia una cosa semplice poter fare una cosa del genere e basta. Invece noi chiediamo proprio che vengano fatte, non vengano fatte due pesi e due misure, vengano proprio data la possibilità a tutti di potervi accedere, a tutti in egual modo. Ricordiamolo che ovviamente abbiamo il grande divario tra crew, tra membri del equipaggio, marittimi con bandiera italiana, marittimi con bandiera estera. Non è che abbiamo differenze, diciamo, abissali, semplicemente abbiamo la fortuna, lo sfortuna di lavorare con due compagnie, con due bandiere diverse, ma siamo sempre cittadini italiani e abbiamo sempre bisogno di aiuto. Comunque chi lavora per la bandiera estera ritorna sempre in patria e come tale deve essere trattato come un cittadino italiano. Paghiamo comunque le bollette, paghiamo le assicurazioni, abbiamo i mutui, abbiamo gente che davvero investe tanto sul nostro territorio. Quindi credo che questa sia una cosa che va fatta notare e si deve sicuramente prendere una misura adeguata. Giovanni Barbagallo, perché accadono queste cose? Beh, accadono, io non vorrei essere ridondante perché c'è un'insipienza banale proprio a livello base del governo. Quando tu non hai chiaramente il contatto col mondo del lavoro, e mi riferisco in un caso specifico a Luigi Di Maio, che non è un campione per quanto riguarda il lavoro pregresso, quando hai dei ministri che sono impreparati, incompetenti, quando hai, tra l'altro, non voglio neppure entrare nel campo delle task force che lavorano sulla sanità e sui tavoli tecnici che ogni ministero ha, dei tecnici appositi che ti fanno i piani, che ti seguono, ma poi la politica non ha aderenza con la realtà, questo che abbiamo sotto gli occhi è ciò che succede. Una categoria che è allo sbando, scusatemi il termine perché questi ragazzi non lavorano da alcuni mesi, che lamentano addirittura il fatto che gli venga presentato un eventuale ristoro nel momento in cui loro sono in disoccupazione, perché molti marittimi percepiscono poi la disoccupazione quando sbarcano, quando tornano in Italia, e quindi io posso dire, sono il governo e ci è o ci fa rispetto a certe cose? Lo sanno anche i sassi come lavora e come va una situazione del genere. Quindi l'insipienza politica generale è fuori da ogni grazie di Dio in questo governo. Dopodiché, se si vuole porre rimedio, bisogna aiutarli concretamente. Aiutarli concretamente significa prendere queste persone, dare i ristori e dare, come alle altre categorie, delle garanzie chiare e puntuali.
Allora, ci dovrebbe essere un altro commento. Sempre Raffaele Di Costanzo, il governo dovrebbe sollecitare l'INPS per la proroga della disoccupazione da rimpatrio, visto che non abbiamo la possibilità di ottenere il bonus Covid. Se la pandemia continua, noi marittimi non possiamo tornare a lavorare. Io rispondo dicendo che proprio in data odierna abbiamo attivato dei contatti con il Ministero del Lavoro. In realtà ancora una volta c'è stato lo spostamento della situazione da un ufficio all'altro, da un ministero all'altro, e praticamente quello che abbiamo fatto notare è che ci hanno detto che il Ministero del Lavoro sta lavorando su questi bonus, su questa discussione dell'INPS, e ci daranno delle risposte a breve, perché noi stiamo anche tentando durante la nostra permanenza a Roma di incontrare qualcuno al Ministero del Lavoro. Il problema che ci hanno fatto notare è che è molto difficile riuscire a trovare chi si occupa di quella cosa, di quella determinata cosa o situazione che sia, e bisogna che loro vadano a studiarsi i loro diciamo organigrammi interni. Quindi stiamo attendendo risposte anche per un incontro al Ministero del Lavoro affinché possiamo capire di più relativamente a questa situazione dell'INPS. Sicuramente sono state molte le richieste da parte dei marittimi stessi tramite il portale INPS risponde, sollecitando lo spostamento della data o proroghe delle domandine, insomma, ma in realtà non hanno mai ricevuto una risposta esaustiva, proprio assolutamente nulla, ma proveremo nel nostro piccolo con il Ministero del Lavoro ad ottenere delle risposte, può confermarlo anche Miriam. Esatto. Io aggiungerei che sì, è vero, alcuni dei nostri colleghi, tra cui noi, possiamo accedere alla disoccupazione, ma io vorrei sottolineare e denunciare ancora una volta la confusione assurda che c'è all'interno di questi uffici. Non riescono a mettersi d'accordo, non riescono a fare chiarezza alle nostre domande e di conseguenza le nostre richieste per un indennizzo rimangono giacenti in elaborazione per mesi, mesi e mesi, fino a quando giunge la data di scadenza e a quel punto è troppo tardi per accedervi, non siamo rientrati coi tempi, pur avendo tutta la documentazione in regola. Quindi questa è una parte che è del nostro iter, che cercheremo di far capire, perché davvero è un disagio. Non solo non stanno aiutando a livello di sussidio per il Covid, ma c'è anche molto difficile accedere ai nostri indennizzi che ci toccano per diritto, proprio per questa disorganizzazione, oserei dire. Non solo una disorganizzazione, dicevo, dico io fondamentalmente in questi giorni sono stato veramente attento a tutto quello che è l'iter che hanno dentro questi uffici. La PEC va ricevuta da un ufficio, però poi c'è un altro che la legge, un altro che la protocolla, un altro che la fa arrivare a quella determinata, al destinatario, diciamo così. Dopodiché chi per conto del destinatario ti chiama, poi ti dice una versione, poi ce n'è un'altra. Tutta questa confusione è a dimostrazione del fatto che al governo ci sono delle persone, purtroppo, che non hanno neanche anche le competenze giuste per analizzare una lettera o per analizzare un problema, concretizzare quello che c'è scritto su un foglio, e sono delle persone che ci governano senza ascoltare le esigenze dei cittadini. Per cui dal momento in cui c'è una richiesta da giovani, tra l'altro, ci sono degli esponenti politici che sono a favore dei giovani precari e quant'altro, ma io dico, un'idea che i cittadini hanno deve essere ascoltata dal governo, non possono fare le cose di testa loro senza ascoltare le idee e i suggerimenti da professionisti del settore. Vorrei andare io a vedere chi in realtà ha le competenze che può avere un marittimo. I suggerimenti che vengono da un compartimento, che è il marittimo in questo caso, sono dei suggerimenti frutto di un'esperienza lavorativa. Ma queste persone che ci governano hanno mai navigato, hanno mai rappresentato un qualcuno sulle navi, sanno che vita si fa a bordo, sanno cosa hanno bisogno i marittimi, sanno tutelare il settore marittimo? Senza esperienze, senza conoscenza non si può tutelare assolutamente nulla. Ci vogliono dei professionisti del settore che ci tutelino e che migliorino le cose, non che devono distruggerle. Prima Giovanni Barbagallo. Come vedi, non è una questione di colore politico, Rita, qui non si tratta di appartenere a questo o a quell'altro partito, non si tratta di essere di destra o di sinistra, si tratta semplicemente che
il governo non ha veramente la più pallida idea di cosa significa lavorare per mare, non ha la più pallida idea neppure di come organizzare su quei ristori, su quei fondi, perché badate, abbiamo stanziato, il governo ha stanziato, previo all'approvazione del Parlamento, miliardi. Quindi questi miliardi, che lo ricordo, non sono soldi che stiamo stampando, ma sono dei debiti, dovrebbero poi, come si dice in ambito tecnico, arrivare a terra, arrivare a quelle categorie che ne fanno richieste, ne hanno necessariamente bisogno, e non ad altre categorie. Penso allo scandalo gravissimo, gravissimo, di alcuni parlamentari che si sono intascati i 600 euro e alcuni addirittura sono stati anche cacciati dai partiti per aver fatto questa cosa che non era contro la legge, perché badate, non c'è stato un illecito, semplicemente era contro la morale, che è un'altra cosa e va di pari passo. Quindi quando un governo non riesce a saper scrivere le leggi, è chiaro che poi si generi questa confusione. Ma basti vedere l'ultimo DPCM, dove praticamente per il giorno di Natale e di Capodanno hanno vietato gli spostamenti tra i comuni, eppure se ti fermano, lei dove va? Al comune accanto. Ok, quindi arrivederci e grazie, non hanno messo la sanzione, che noi siamo contro, perché vogliamo che i piccoli comuni possano scambiarsi i cittadini, perché ci sono veramente situazioni paradossali in cui una strada è per metà di un comune e per metà dell'altro. Ma se questi non sanno scrivere le leggi, se questi dimenticano di inserire le sanzioni, vi immaginate se su una nazione di 60 milioni di abitanti si vanno a ricordare, ad avere il pensiero di una categoria che conta 30.000, 34, 36, quello che sono esponenti e che lavora, se ne fregano. La verità triste è questa, che se ne fregano, e i peggiori, lo dico prendendomi la responsabilità di politica di quel che dico, sono i 5 Stelle, perché una volta raggiunta la poltrona, che è comoda, che è sicura, che gli ha permesso di stipulare dei mutui con i quali sono comprate le prime case, se ne stanno fregando tutto il resto. E addio alla rivoluzione e addio alle categorie che soffrono, se ne fregano. Salvatore, voi in questi giorni peraltro avete diffuso una nota, proprio perché vi sentite insomma inascoltati dopo tutte le pecche che avete inviato, le telefonate, gli appuntamenti sempre slittati. Cosa farete quindi insomma nei prossimi giorni? Voi comunque partirete, andrete a Roma. Sì Rita, la realtà è questa: dal momento in cui abbiamo mandato delle mail, ci hanno detto dei segretari, la segreteria della ministra Paola De Micheli ci ha detto telefonicamente che la nostra PEC era stata assegnata alla dottoressa Speranzina De Matteo. Da questa dottoressa noi da 3 settimane, quasi 4 settimane, non abbiamo idea di un appuntamento. Oggi pomeriggio abbiamo avuto l'appuntamento confermato dalla dottoressa Maria Teresa Di Matteo, che si è resa disponibile e ci incontrerà il 17 dicembre 2020 alle 4 del pomeriggio presso la sede principale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Nulla toglie il fatto che noi saremo a Roma da lunedì a venerdì e in questi giorni tenteremo e metteremo tutte le forze per chiedere ed esigere di parlare con le persone predisposte che sono, hanno il dovere di ascoltarci, mi rappresentano in Italia, devono anche ascoltarmi in qualità di cittadino, così come me, così come Miriam, così come tutti i marittimi che noi abbiamo a sostegno di questo progetto. Per cui il nostro obiettivo è arrivare a Roma, andare ai diversi ministeri, cercare già il contatto. Il giorno 17 c'è l'incontro già ufficiale, già segnato e tutto, ci stanno sbrigando tutti i pass che occorrono per entrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui proveremo di tornare a casa, tornare in Sicilia con delle risposte da poter dare ai marittimi che ci sostengono, per cui anche la nostra funzione di portavoci non è solo quella di scrivere, mandare un documento, parlare, riflettere su una causa, ma anche andare a cacciare proprio così delle domande, delle risposte ed avere dei prodotti da portare a casa e da poter fornire come feedback a tutti i marittimi che ci seguono. Miriam, tu diciamo, cioè, voi avete più anche fatto presente che comunque la professione insomma, del marittimo è anche un mestiere usurante, ora al di là del discorso dei sussidi. Sì,
Assolutamente, la nostra categoria intanto andrebbe riconosciuta come categoria e non solo, hai detto bene tu precedentemente, come categoria usurante, come è stata anche riconosciuta dall'International Maritime Health Association. Questa è una parte molto importante e fondamentale. Noi lavoriamo mesi e mesi su delle navi, per mesi lontani dalle nostre famiglie. È un mestiere sicuramente molto provante a livello psicologico. E anche durante il lockdown ci sono stati degli studi fatti recentemente da delle università della Croazia, dell'Australia, che dimostrano appunto come questa difficoltà, questa usura sia stata accentuata dallo stare fermi comunque sulla nave senza poter scendere durante il lockdown. Questo non vale solo per quanto riguarda il nostro settore, quindi il crocieristico, ma per tutti quei marittimi che lavorano su delle imbarcazioni. Io ho la fortuna col lavoro che ho di poter scendere, adesso con le nuove restrizioni non so, però prima avevo la fortuna di poter scendere e visitare i posti, ma ci sono davvero delle posizioni che sono costrette a restare a bordo, magari senza vedere nemmeno la luce del sole, come i nostri ufficiali di macchine. Quindi questo mi preme proprio precisare che il nostro è un lavoro usurante e lo svolgiamo in uno degli ambienti più pericolosi al mondo, qual è il mare. È di una bellezza immane, ma dobbiamo starne molto attenti. È molto pericoloso appunto perché fa parte della natura e la natura è incontrollabile. Giovanni Barbagallo, siamo un momento a chiusura, insomma, di questa video intervista un po' disturbata dal segnale oggi. Beh, che dire, la Lega c'è con i fatti, non con le parole, perché proprio oggi ho avuto modo di contattare nuovamente l'onorevole Potenti, che ha messo a disposizione anche il nostro dipartimento nazionale che riguarda le attività di pesca e le attività produttive in mare, guidato dall'onorevole Lorenzo Viviani, che vuole incontrare sia Miriam che Salvatore, che vuole farsi carico di questa problematica, che vuole utilizzare tutti gli strumenti che legittimamente la nostra democrazia ci mette in mano, quindi interrogazioni, eventualmente quando arriverà il momento della finanziaria, quando arriverà un nuovo decreto di ristori, di poter anche agire attraverso lo strumento dell'emendamento, perché è chiaro che il governo deve fare la sua parte, ma anche noi come opposizione ci siamo, non solo come protesta, ma soprattutto come proposta e come vigilanza, tra virgolette, affinché questi fatti, affinché nessuno venga lasciato indietro, affinché si continui verso una coesione sociale e nessuno venga dimenticato. Salvatore, quindi Salvatore non c'è più. Intanto è caduto. E io ho la degli direttamente. Salvatore, allora, quindi diciamo in chiusura facciamo il punto, quindi 17 dicembre a Roma e lì chiaramente Salvatore e Miriam, chiaramente vi aspettate queste risposte come se le aspettano, insomma, tutta come se l'aspetta la vostra categoria. Guarda, la cosa principale è quella di riuscire ad arrivare a Roma e presentare il progetto. Essere ascoltati è la base di ogni cosa. Arrivare a Roma e presentare un progetto con la promessa che si impegneranno quantomeno ad analizzarlo e fare qualcosa è già un successo. La cosa principale è attenzionare la situazione nella quale versa il settore marittimo a causa della pandemia. Successivamente a questo ci saranno tutti gli altri punti che abbiamo elaborato grazie alle testimonianze ricevute, ma già la cosa principale è quella di essere ascoltati, di essere riusciti ad arrivare da queste persone che ci governano, che sembra impossibile raggiungerli, ma quantomeno ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo la faccia, la forza, notte senza dormire fino alle 4 del mattino per scrivere relazioni, punti, analizzare tutte le testimonianze, le cose, ma quantomeno dire siamo riusciti ad arrivare a Roma, abbiamo dato il progetto, ci hanno detto che si impegneranno a rispettarlo. Noi ovviamente saremo sempre là a controllare se faranno qualcosa, non è che noi andiamo a Roma per fare la vacanza, esigiamo anche delle risposte e che vengano attuate delle misure a tutela di questo settore. E chiaramente, Miriam, poi, insomma, al vostro ritorno, ci darete contezza di quanto avvenuto a Roma.
Ma sicuramente cercheremo appunto di poter spingere il nostro progetto, perché crediamo che in questo momento l'Italia si trova un po' ferma e quindi un giorno rifioriranno tutte le piccole industrie e dovrà rifiorire anche la nostra industria, che come diceva prima Salvatore è molto importante e contribuisce nell'economia italiana. Quindi per poter ripartire bisogna ripartire da zero con delle solide basi che soprattutto ci tutelino. Noi chiediamo solo questo, semplicemente. Bene ragazzi, noi non possiamo che naturalmente farvi il nostro in bocca al lupo personale, come sempre appunto continueremo a seguire questa vicenda e insomma a sostenervi come abbiamo fatto fin dall'inizio. Fanni Barallo, in chiusura volevo tornare su una cosa che non c'entra adesso con i marittimi, perché nei giorni scorsi è stata avviata la bonifica dell'area regionale e proprio prima avevo fatto riferimento all'onorevole Manfredi Potenti. Insomma, voi avete attenzionato, avete puntato diciamo i riflettori su questa, sul degrado di questa zona, e quindi insomma comunque qualcosa si è mossa. Sì, Rita, guarda, come ben sai, perché le vostre telecamere hanno documentato insieme a noi nel nostro primo sopralluogo, siamo stati su questa vicenda, su questa faccenda già da settembre. Io ho ricevuto, non dico centinaia, ma tantissime segnalazioni di persone che sono residenti, di persone che sono degli artigiani, che sono degli imprenditori. E come ben sai, dopo aver fatto il primo sopralluogo, ho preferito portare di persona a vedere veramente lo scempio che si stava consumando all'interno dell'area artigiana di Giarre, l'onorevole Potenti, che oltre a essere un deputato della Repubblica è anche il segretario della Commissione Coreati, che si occupa appunto di situazioni limite come quella che avevamo a Giarre, perché è notorio che quella fosse una maxi discarica abusiva. Dopo questo atto l'onorevole Potenti ha anche scritto al prefetto, abbiamo dato ovviamente il tempo al sindaco di potersi attivare, dopo circa un mese dalla sua promessa che aveva promesso dopo il nostro intervento, mi sembra sia stato il primo o il 2 d'ottobre, il sindaco promise che nel giro di qualche giorno avrebbe avviato la bonifica. Abbiamo atteso un mese, dopodiché l'onorevole Potenti ha scritto al prefetto di Catania San Martino segnalando la situazione di estremo degrado e di emergenza sanitaria, e poi a seguire abbiamo visto che fortunatamente l'amministrazione si è attivata. Ecco, adesso io mi auguro che oltre alla bonifica che sta costando migliaia di euro, che sono soldi dei cittadini e non sono soldi certamente né del sindaco né dell'amministrazione, si possa risolvere totalmente il problema ripristinando i cancelli e reinserendo le telecamere di videosorveglianza, anche perché non serve un genio e non serve un presidente di commissione bilancio per capirlo, basta beccarne tre con le multe salatissime che ci sono, ovviamente ammesso che poi le paghino, per poter pagarsi non solo la connessione, ma anche tutte le telecamere che vogliamo, perché è inammissibile che un'area dove è stato fatto un investimento economico prima del comune per costruirla e poi dei privati debba essere lasciata alla mercé di vandali, maniaci, gente che andava lì a fare di tutto, di tutto e di più. Quindi continueremo noi a vigilare su quell'area, continueremo a batterci affinché ritorni ad essere un luogo pulito e un luogo decoroso, e ringraziamo chi si è finalmente dopo tanto tempo attivato. Ringrazio anche l'onorevole Potenti per la grande sensibilità e adesso non dico, speriamo che non si ripeta il fenomeno dello smaltimento illecito di questi rifiuti. A proposito, presto, scusami Rita, voglio aggiungere proprio perché mi viene in mente, l'onorevole Potenti si occuperà anche della faccenda del torrente, del torrente Macchia, dove come tu ben sai da anni ci sono sversamenti di liquami in maniera abusiva che poi vanno a finire in mare e causano un disastro ambientale, perché se si va a fare il bagno in estate a Fondaghello sembra di stare nella cloaca, purtroppo, grazie a queste esposizioni. Sì. Insomma, speriamo appunto che tutto quanto, tutti gli interventi vadano a segno. Allora io ringrazio Miriam De Maria, ringrazio Salvatore Cantabiano e ringrazio Giovanni Barbagallo per essere stati con noi. Sicuramente ci ritroveremo. Buona serata. Grazie. Grazie. Buona serata.
A proposito di Giarre, c'è anche una comunicazione appunto che riguarda il comune di Giarre, e nello specifico quelli che sono quella che è l'erogazione di spesa per l'acquisto della spesa alimentare generi di prima necessità. E infatti, a partire dal 14 dicembre 2020 fino alle 12 del 21 dicembre 2020, i soggetti appartenenti a nuclei familiari in situazioni di disagio possono presentare istanza per ottenere dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da spendere appunto esclusivamente negli esercizi convenzionati con il comune di Giarre, il cui elenco è pubblicato sul sito del comune. Possono fare richieste cittadini singoli oppure appartenenti a nuclei familiari residenti nel comune di Giarre che si trovano in situazione di disagio e a seguito, appunto, diciamo, per effetto dell'emergenza Covid-19 in possesso dei requisiti interni del bando. L'istanza dovrà essere presentata su un'apposita piattaforma informatica al link buonispesa.sicare.it oppure tramite l'app Municipium a partire dal 14 dicembre 2020 ed entro le 12 del 21 dicembre 2020. E anche a Fiumefreddo di Sicilia avvia il bonus solidale con appunto l'arrivo dei finanziamenti dedicati appunto all'erogazione di buoni alimentari. E anche i fiumefreddesi potranno fare domande. In questo caso da lunedì 7 dicembre, quindi già da questa settimana, è attivo il servizio telefonico per chi ha bisogno chiamando l'ufficio servizi sociali al 095-6858-202 095-6858-214 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 18. Si dovrà praticamente compilare il modello online che si può scaricare sulla pagina Facebook del Comune di Fiumefreddo di Sicilia o sul sito istituzionale dell'ente. Per coloro che si trovano in quarantena bisognerà contattare l'ufficio servizi sociali. La scadenza per l'invio di questo modulo è giorno 16 dicembre alle ore 12. E data anche questa comunicazione, passiamo al secondo blocco del nostro programma. Parte del punto web che va adesso a Zafferana Etnea, dove troviamo in collegamento Daniele Marino e Marco da Cuoco. Buonasera a tutti. Buonasera, e invece Alessandro Bocco, Buonasera, buonasera. C'è un ritorno, di se sì, c'è un ritorno audio. potete abbassare, un po'. Ok, ci siamo. Allora, buonasera, intanto benvenuti. Buonasera a tutti voi, buonasera. Buonasera anche da parte mia. Buonasera. Daniele Marino, bene, perché l'anno scorso, con la vicenda della, diciamo, di vostra figlia Gaia, nata minorenne, una vicenda travagliata. Questa vicenda che parte appunto dal riconoscimento di Gaia, è un percorso che Alessandro Profumo inizia a seguire dal 16 aprile scorso. Ci siamo subito attivati, anche se la pratica non era stata presentata con noi attraverso il nostro studio
il nostro responsabile dell'area legale del patronato, l'avvocato Mauro Piazza, che fra l'altro vi dà i suoi saluti, ma purtroppo non è presente per un piccolo problema di salute. Niente, noi ci siamo attivati come area legale del nostro patronato perché abbiamo visto che la patologia della piccola Gaia era sicuramente meritevole della corresponsione dell'indennità di frequenza, e ci siamo anche stranizzati della lungaggine burocratica che ha contraddistinto questa pratica. Fortunatamente tutto è andato a posto, anche se un piccolo appunto lo vorrei fare, perché l'INPS nel verbale di corresponsione delle indennità di frequenza dice che la bambina ha problemi persistenti di natura medica. Secondo la mia personalissima umilissima opinione di operatore del settore, sarebbe stato opportuno che la bambina avesse avuto l'indennità di accompagnamento, ma questo è un problema che parte da lontano, perché il legislatore, con la legge 295 del 1990, purtroppo non consente che i minori di 14 anni abbiano diritto all'indennità di accompagnamento. Errore che il legislatore dovrebbe correggere modificando la legge 295, facendo sì che i inferiori ai 14 anni possano essere fruitori dell'indennità di accompagnamento. Alessandro, non so se è un mio problema, ma io sento a scatti, quindi non so, forse ripeto, è la mia connessione. Io sei sento bene. Conferma o smentita, diciamo, della cosa. Ora è scomparso Daniele. Allora, forse credo che sia un problema della mia connessione. Io ti vedo. Ok, no, se, l'importante è che si è sentito bene, insomma, il tuo discorso. Io sento un'interferenza. E appunto, questa incongruenza, peraltro, oggi che allo stato attuale l'invalidità è stata riconosciuta comunque alla bambina, tutt'oggi non ha comunque percepito né gli arretrati né, insomma, i mensili. Sì. Ecco il perché. Perché la legge 295, che regola l'indennità di frequenza, cosa dice? Dice che la bambina può avere, i genitori della bambina possono avere gli arretrati solo se la bambina frequenta un asilo pubblico o privato. Se non ci sono queste condizioni, l'INPS non provvede al pagamento degli arretrati. Ecco spiegato il perché di questa incongruenza amministrativa, però non sta a monte, perché il legislatore dovrebbe modificare la legge 295-90. Perché è inconcepibile che un minore di 14 anni non abbia diritto all'indennità di accompagnamento. Il nostro governo dovrebbe mettere mano al testo della legge, portarlo in Parlamento e modificarla. Daniele Marino, quindi appunto poi allo stato attuale non avete percepito nessun arretrato, come invece era scritto nel riconoscimento poi dell'invalidità che è giunto, mi pare, a giugno. Sì, allora, innanzitutto volevo esprimere la nostra vicinanza
dalla famiglia Marino al nostro avvocato Mauro Piazza. Poi voglio ringraziare anche il dottore Bafumo, che è qui presente, che ha dato anche la possibilità, sia, diciamo, ci è stato sempre molto vicino in merito a, alla questione di Gaia, a questo, diciamo, viaggio travagliato di Gaia. Sì, per quanto riguarda il verbale di invalidità, è arrivato dal 5 novembre 2019, fatta la visita, è arrivata a fine giugno, se non erro è il 30 giugno. Ma con grande sorpresa che la Commissione Medica Superiore di Roma ha riconosciuto l'invalidità a mia figlia. Però riconosciuto in senso che è minore, riconoscono che è una minore invalida che ha problemi persistenti a svolgere gli atti quotidiani della sua età, però il paradosso è stato che ci ha riconosciuto l'indennità di frequenza. Come ha spiegato il dottor Banfumo, che cosa prevede la legge che lui ha illustrato, c'è, diciamo, di un paradosso più assoluto. Diciamo che noi non possiamo usufruire né né possiamo richiedere né gli arretrati né possiamo percepire, diciamo, quella mensilità che loro danno. Quindi la nostra battaglia continua, questo è a prescindere di tutto. Poi se ci sono i presupposti con l'avvocato Mauro Piazza e con la collaborazione del dottore Banfumo, andremo avanti, noi non ci fermiamo, sia a nome di Gaia che a nome di tutti i bambini nati con una malformazione congenita. Peraltro dicevo, a fronte di prove costose, insomma, visite mensili che dovete affrontare sempre per Gaia, appunto. Sì, ci sono delle visite, ahimè, costose, e mi tocca personalmente su questo. Diciamo che chi nasce con una malformazione congenita, in questo caso monorene, la visita che viene effettuata, perché faccio una piccola parentesi, che la legge 104 come portatrice di handicap a mia figlia gli è stata riconosciuta il comma 3, diciamo l'articolo 3,1, cioè non grave, quindi non avendo diritto neanche all'esenzione ticket in merito a questo. Quindi io vado a pagare un ticket regionale della sanità regionale a prezzo pieno. Quindi tra una visita pediatrica, nefrologa, vado a pagare 110 più l'ecografia, che è un altro, diciamo, un altro esame che bisogna fare, togliendo a prescindere il discorso della scintigrafia renale, che ribadisco io non gliela farò fare mai, e diciamo sono dei costi che ogni bimestre, ogni trimestre, che in questo caso, dato che c'è il Covid, emergenza Covid in atto, già abbiamo 3 mesi, tra virgolette, di ritardo a tenerla sotto, diciamo, sotto controllo. Però fortunatamente Gaia sta bene. Alessandro Bafumo, facciamo un passo indietro e diciamo appunto presentata prima come componente del direttivo sede zonale ENAC Palermo Perez. Appunto l'ENAC è il patronato costituito su iniziativa dell'Unione Coltivatori Italiani UCI. Diciamo di cosa si occupa il patronato? Allora, il patronato si occupa principalmente di previdenza al fianco dei lavoratori, però in questi anni il patronato si occupa in maniera prevalente delle invalidità civili, perché purtroppo
le patologie invalidanti, ai noi, stanno aumentando di più e ogni giorno veniamo investiti di queste responsabilità nell'aiutare gratuitamente, perché la legge 152/2001 ci dice che noi dobbiamo assistere gratuitamente i nostri assistiti. Devo dire che fatti come quello di Gaia, forse ce n'è uno, me ne sono capitati uno o due, non di più. Devo dire anche a favore del signor Marino che la patologia della bambina è altamente invalidante, e anche su questo non si spiega il perché. E questa lunga trafila burocratica che ha visto prima la visita dell'ASL, poi la pratica è stata mandata al CML, che sarebbe il centro medico legale di Catania, e poi in ultima istanza è stata mandata alla commissione medica superiore, che per intenderci, per i profani, sarebbe la Cassazione dell'INPS. Cioè, spiego, la commissione medica superiore, se l'ASL e il CML territorialmente competente dicessero che la pratica va bocciata, ha il potere, la potestà di ribaltare completamente il verbale negativo, il verbale diventa positivo e non può essere soggetto a ricorso. Ecco, ho spiegato un po' il problema che forse affligge la famiglia Marino. Tra l'altro poi abbiamo noi una palla al piede, perché noi siamo regione a statuto speciale e le visite sia dei minori che dei maggiorenni passano esclusivamente dall'ASL, non vanno in una commissione medica INPS, ma bensì in una commissione medica integrata INPS, cioè formata dal medico ASL, dal medico INPS, da un operatore sociale e da un operatore di un'associazione nazionale di cui non ho il nome e di cui non sono riuscito mai a capire il perché di questa presenza. Del resto, peraltro, appunto, diciamo, è abbastanza assurdo che praticamente per avere un'indennità di frequenza una bambina così piccola con i problemi che ha debba essere costretta ad iscriversi appunto a un asilo, sostanzialmente insomma un asilo, neanche un asilo privato, deve essere un asilo pubblico privato non fa differenza, l'importante è, dice la legge 295 del 90, che la bambina sia iscritta in un asilo, se sia pubblico o che sia privato, al legislatore non importa, l'importante è che si abbia l'iscrizione in un asilo. Avendo l'iscrizione in un asilo, avendo le fatture, l'INPS provvede alla liquidazione degli arretrati con una speciale procedura che si chiama bonus asilo nido. Ecco, spiegato il perché anche su questo delle tante lungaggini burocratiche. Veda, dottoressa, purtroppo, come dico sempre ai miei assistiti, della dominazione araba abbiamo avuto tante belle cose, ma purtroppo ci hanno lasciato una cosa molto brutta, la loro burocrazia che è assolutamente elefantiaca, poi in Sicilia viene moltiplicata per 100, purtroppo, ma non da ora, ma dal lontano dopoguerra. Daniele, allora prima di continuare e parlare di cosa è successo invece adesso, andiamo a vedere un servizio che è in onda oggi su Etna Channel, TG Report.
Continua la saga della famiglia Marino di Zafferana Etnea e purtroppo stavolta al danno si aggiunge anche la beffa. Non molto tempo fa, infatti, eravamo tornati sulla loro storia allorché, in seguito all'ottenimento, non senza una lunga lotta, dell'invalidità civile per la figlia nata monorene, non erano, e aggiungiamo, non sono ancora stati riconosciuti gli arretrati e neanche l'indennità mensile alla piccola, che necessita di costose visite mensili. Adesso addirittura la bambina risulta morta per l'INPS di Giarre. Un fatto gravissimo che ha fatto sussultare Daniele Marino quando, andando a verificare sul sito internet dell'INPS se fosse stata accettata la richiesta per il reddito di emergenza, ha letto in corrispondenza del codice fiscale della figlia la descrizione del problema. Soggetto del nucleo familiare deceduto predomanda. La domanda è stata dunque respinta perché Marino avrebbe dichiarato fra i componenti familiari a carico un membro deceduto. In realtà la figlia è viva, l'errore increscioso è stato commesso dall'INPS. Lo scorso 30 novembre, infatti, Marino aveva presentato tramite il CAF di Zafferana domanda all'INPS di Giarre per avere il reddito di emergenza, essendo disoccupato e con due figli a carico. Il 4 dicembre, l'assurda scoperta. Andando a verificare sul sito, si vede la domanda respinta a causa dell'inesistente decesso della figlia. Daniele Marino, incredulo, controlla più volte. La moglie Magda Coco, scioccata, scoppia in lacrime. Un'affermazione falsa per cui pretendo chiedano scusa in primis a mia figlia, cui già sono stati negati dei diritti, ora addirittura un sito istituzionale ne riporta la morte. Siamo andati anche a verificare all'anagrafe del comune, continua Magda, dove tutto risulta regolare. I coniugi si sono rivolti all'avvocato Mauro Piazza del Foro di Palermo, il quale ha inviato una PEC sia alla direzione di Giarre che a quella regionale, ove si invita l'ente a riesaminare la domanda allegando autocertificazione dell'esistenza in vita della figlia dei Marino. Questa vicenda dell'assurdo e del tragico, commenta Daniele Marino, contattato telefonicamente. Mi auguro che tutto si risolva e che l'INPS ripari al più presto al grave errore commesso e soprattutto non ne commetta di nuovi. Anch'io voglio delle scuse per mia figlia, ma soprattutto che le umiliazioni da lei subite a causa di una complicata e non sempre efficiente burocrazia finiscano una volta per tutte. Devono smetterla di continuare a crocifiggere nostra figlia. Allora, Daniele, appunto questa è l'ultima, diciamo, l'ultimo shock che avete avuto. Sì, purtroppo sì. Cosa incresciosa che è successa, diciamo, neanche di una settimana fa. Io, come hai detto nel servizio, guardando sul sito IMSS, ci andiamo a ritrovare mia figlia Gaia deceduta, che ringrazio a Dio non è così, devo dire grazie a Dio non è così. E subito mi sono attivato contattando al dottor Banfumo, dove si è trovato davanti. Sì, infatti, quella schermata che io mi trovavo, diciamo che c'è stato un colpo al cuore, specialmente per mia moglie, si scusa che non c'è, che con i bambini dall'altro lato, e vedendo questa schermata, diciamo che c'è stata l'ennesima pugnalata che è arrivata sia a mia figlia principalmente, la diretta interessata, che a noi come genitori. Io da quel momento che ho visto questa schermata, mi sono attivato subito di interpellare il dottor Banfumo, dove grazie al suo sostegno, e io lo ringrazierò sempre, ci siamo attivati, anche lui si è attivato a contattare l'avvocato Mauro Piazza, dove è stato così, diciamo, celere a mandare una PEC di diffida alla sede regionale IMSS e anche alla direzione distrettuale di Giarre, dove
hanno dichiarato un falso. Premetto però che l'avvocato Piazza doveva essere con noi, purtroppo, e come insomma hai anticipato prima, Daniele, noi lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri per un problema di salute, insomma, che ha avuto e che speriamo risolva al più presto. Quindi non c'è, diciamo, soltanto perché è stato impossibilitato ad esserci. Sì, io diciamo sapevo che c'era anche, mi ha dato lui autorizzazione e molto sostegno, come ha fatto il dottore Banfumo, nei miei riguardi a essere presente in questa, diciamo, in questa lotta. Che però purtroppo è successo quello che è successo. Ritornando al discorso di poc'anzi, dopo questa PEC che è stata mandata dall'avvocato Piazza, oggi diciamo hanno sistemato la domanda, però c'è un però: la domanda risulta sempre respinta. E va bene, io come ha detto, sì, Alessandro Banfumo, questa cosa come è possibile? Quindi. Ma non è possibile, perché le spiego, dottoressa, è assurdo, perché oggi nel 2020 esistono i controlli incrociati. Le spiego, quando noi andiamo a presentare come CAF, di cui è responsabile mia moglie, che in questo momento non è presente qua, andiamo a presentare il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza, oltre l'ISEE l'INPS fa un controllo incrociato con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Perciò non si spiega assolutamente com'è che la bambina per loro sia deceduta. Altra cosa molto strana è che al comune di Zafferana Etnea la bambina è viva. È viva e vegeta. È assurdo a livello giuridico che ci sia questa discrasia. Cioè, neanche io me lo spiego da operatore del settore. Tra l'altro è stata investita la direzione regionale del mio patronato, che ha fatto le sue indagini, e anche loro non sono riusciti a venire a capo di questa assurda vicenda che ha toccato la piccola Gaia Marino. Ora però con l'aggiustamento, insomma, che è stato fatto, diciamo, al sito, praticamente non cioè, cosa succede? Non potrà, non, cioè, cosa, la domanda deve essere necessariamente accettata? Allora, per avere concesso sia il reddito di emergenza, che tra l'altro faccio una piccola premessa, le domande sono state chiuse il 30 novembre e non c'è più possibilità di fare questa domanda per il REM, sia il reddito di cittadinanza devono soddisfare 6 parametri. Gli altri parametri ho visto che sono tutti a posto, però non riesco a capire sinceramente perché sia stata dichiarata dall'INPS la bambina deceduta, perché non ha nessuna motivazione giuridica, perché ripeto, quando noi andiamo a fare queste pratiche, soprattutto per il reddito, ormai per il reddito di cittadinanza, il primo controllo incrociato che fa l'INPS con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate è se il soggetto è vivo o deceduto, oltre poi andare a controllare se l'attestazione di sé è vera e i dati sono corretti. Per questo non mi spiego assolutamente il perché di questa cosa. Daniele Marino, quindi diciamo adesso come procederete? Avete insomma avuto già riscontro dall'avvocato? No, chiaramente ancora no.
Allora, purtroppo l'avvocato, dopo la brutta notizia che io ho saputo oggi, stamattina, grazie al dottor Banfumo che mi ha aggiornato di questa brutta notizia, spero che l'avvocato Piazza sia nuovamente in forma mille per mille. Io penso che innanzitutto noi ci attendiamo almeno delle scuse per mia figlia. Almeno quello. So che non arriveranno mai, lo so che non arriveranno mai, ma almeno noi, diciamo, avere delle scuse in merito a questo. Poi io a tempi migliori sentirò l'avvocato Piazza per vedere un attimino se possiamo procedere Appunto, le scuse sono quelle che soprattutto, diciamo, esige Magda prima di tutto. Sì, assolutamente sì, mia moglie è quella in diretta interessata che pretende delle scuse. Pretende delle scuse, ma lo sa anche lei che non arriveranno mai queste scuse. Non arriveranno mai, però noi, io personalmente, da papà, mia moglie anche presente, diciamo, con me, noi chiederemo se l'avvocato mi dà, diciamo, l'ok, noi vogliamo chiedere i danni morali, d'immagine, dell'offesa che hanno fatto a nome della mia famiglia, ma specialmente a nome di mia figlia. Il dottore Banfumo già è a conoscenza di questo, che io ho intenzione di procedere legalmente contro INPS in merito, perché questi errori gravi non devono esistere, non devono esistere, e io già ho messo in chiaro al dottore Banfumo che vogliamo fare causa all'INPS. Poi se l'avvocato Piazza riconosce che ci sono le presupposizioni di fare causa per chiedere i danni morali e di immagine, quindi si procederà. Ma io presumo che ci sono, e ha voglia e come ci sono. Penso che il dottore Banfumo mi può dare conferma in merito. Lei pensa appunto che possono esserci, diciamo, gli estremi del procedere, insomma. Questo non lo so perché non sono un legale, però sicuramente sono convinto di una cosa, che qualche testa a già risalterà, perché è un errore inammissibile, ripeto. Siamo nel 2020, siamo controllabili, abbiamo una sorta di grande fratello elettronico che controlla tutto e tutti ed è inammissibile che nel 2020 abbiamo questo problema. Perciò sono convinto che qualche testa a già risalterà, perché queste cose sicuramente sono arrivate a Roma, non tanto a Palermo, ma a Roma, perché la vicenda ha avuto un eco regionale. Sono convinto che qualcuno pagherà. E dottor Bafumo, a lei chiedo, quindi adesso immagino cosa dovranno fare, diciamo, come prossimo passo. Beh, attendere intanto l'esito della pratica REM per vedere se è risolto questo problema. Verrà concesso il REM e poi attivarsi con il responsabile dell'area legale del nostro patronato, l'avvocato Piazza e il dottor Roberto Orlando, per vedere se esistono gli estremi per chiedere i danni morali, immagini e soprattutto biologici, che è importante perché a livello biologico qualcosa poteva succedere. Per carità, non è successo, ma mettiamo che il signor Manino si sentiva male, la moglie avrebbe potuto accusare dei disturbi di salute, là sarebbero scattati sicuramente i danni biologici. Non è successo niente, fortunatamente, però ripeto, è assurdo
che nel 2020 ci sia questa discrasia a livello giuridico, amministrativo e civilistico, perché l'INPS è pur sempre un ente di diritto pubblico, e ripeto, nel 2020 non può succedere una cosa del genere, perché siamo controllati in ogni aspetto della nostra vita, e perciò non è assolutamente credibile che loro non abbiano fatto un controllo incrociato, vedendo che la bambina era viva, e invece qua, come vedo nella schermata, me la dichiarano deceduta. Anche perché, finisco, sorgerebbe un altro problema. Com'è che non hanno denunciato il signor Marino? Perché il signor Marino avrebbe dichiarato il falso quando ha presentato presso i colleghi di Zaffarani e Atenea, non voglio sapere di quale sigla sindacale, perché ognuno è libero di andare dovunque, però non mi spiego com'è che non sia partita una denuncia per falso, per truffa alla Procura della Repubblica di Catania, al signor Marino. E anche questa è un'altra ulteriore stranezza di questa vicenda. Per questo sono convinto che qualche attesta a giarre salterà, perché non può finire la vicenda tarallucci e vino, perché se la vicenda aveva un eco locale, allora l'avrei potuto capire, ma la vicenda ha avuto eco regionale. Poi non so se a Roma sia arrivata l'eco sia arrivato anche a Roma ed abbia avuto amplianza nazionale, però sicuramente regionale l'ha avuta, perché la PEC, l'avvocato Piazza, l'ha mandata alla direzione regionale dell'INPS. Ora vediamo cosa succederà e poi provvediamo con i dovuti passi legali. Quindi, diciamo, in chiusura, invece, per quanto riguarda il reddito di emergenza e l'invalidità, gli arretrati, che quindi l'indennità di frequenza, che quindi non spettano a questo punto a Gaia, cosa dovranno fare? Attendiamo gli ulteriori passi, perché sempre una risposta l'INPS la deve dare alle PEC che sono state mandate sia alla direzione regionale INPS in Sicilia e sia all'agenzia complessa di Giarre, i due responsabili a livello regionale e a livello locale dell'agenzia di Giarre devono rispondere alla PEC, perché la legge 241/90, la famosa legge che regola i rapporti tra il cittadino e gli enti pubblici, dice all'articolo 10, premetto un'altra cosa, c'è una legge regionale del 91, la 3091, che ha recepito la 241/90, che hanno obbligo entro 30 giorni di rispondere al cittadino che pone delle questioni a livello amministrativo, perché si configurerebbe il reato di omissione di atti d'ufficio. Questo, attenzione, è una mia convinzione da profano. Se l'avvocato Piazza era presente avrebbe potuto confermare o meno. Che dire, noi come Patrioto ENAC, come CAFUCI, siamo a completa disposizione del signor Marino. Porto i saluti del vicepresidente regionale vicario, il dottor Paolo Lombardo, che mi ha autorizzato a dire al signor Marino che le strutture regionali sono a sua completa disposizione, sia come UCI che come ENAC, oltre alla nostra sede regionale di via Perezza a Palermo. Bene, Daniele Marino, quindi in chiusura, insomma, vogliamo fare un ultimo commento. Sa a questo punto che il sostegno da parte del patronato, insomma, ENAC, lo ha?
Allora, io diciamo nel sostegno del dottore Banfumo, nei nostri riguardi della mia famiglia, lì non avevo dubbi che erano sempre presenti su ogni cosa. Io sempre voglio ringraziare in primis il dottore Banfumo, poi voglio ringraziare il dottore Lombardo della sua disponibilità che ci ha dato. Poi voglio ringraziare l'avvocato Mauro Piazza, che è sempre stato molto gentile in merito, e mi auguro sempre una prontissima guarigione. Per quanto riguarda, faccio una piccola parentesi in merito. Per me, io da, tra virgolette, da ignorante in materia, leggendo la legge che mi ha fornito il dottore Banfumo e l'invalidità verbale definitivo dell'invalidità di mia figlia, ho fatto un piccolo paragone, ho visto, tra virgolette, una piccola incongruenza in merito, perché nel verbale definitivo che loro hanno stipulato c'è scritto minore invalido con problemi persistenti a compiere gli atti quotidiani della propria età. Invece sulla legge, come ha illustrato il dottor Banfumo, dice tutta un'altra cosa. Quindi per me c'è qualche incongruenza tra il verbale e la legge. Io penso che una parola scritta in un verbale, specialmente definitivo, cambia tutto lo scenario, e sono convinto che a mia figlia toccherà l'accompagnamento. Ricordiamoci che ci sarà una revisione del caso di mia figlia il 15 aprile 2022. Quindi la nostra richiesta qual è stata, più che altro? Perché non mi avete dato che ci sono problemi persistenti, eccetera, 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 non mi avete dato l'accompagnamento, ma bensì mi avete dato una cosa che voi eravate consapevoli che io non ne potevo usufruire. E poi nel 2022, alla prossima revisione, che Gaia avrà sui 4 anni quasi, si rivedeva nuovamente il caso. Però una cosa, perdonami Alessandro, io mi prendo la responsabilità di ciò che sto dichiarando, che per me il verbale che loro hanno mandato è stato frutto solamente di tapparci la bocca, perché è inammissibile per me un verbale scritto così avere un'incongruenza con una legge. Forse è che mi sbaglio. Per me, noi siamo convinti, io e mia moglie Magda, siamo convinti che questo verbale è stato stipulato tanto per darci un accontentino e tapparci la bocca. Volevo dire una cosa. Secondo me, sulle patologie della piccola Gaia si deve applicare non tanto la 295-90, non perché la bambina sia minore, ma per la patologia che la bambina ha, si doveva applicare la 508.988, cioè per intenderci la legge che regola l'indennità di accompagnamento, che ha modificato la legge 118 del 71. E poi un'altra cosa che non mi spiego, e non perché c'è quel signor Marino o perché io debba fare i miei interessi, non riesco a capire il perché di questa revisione, e spiego anche il perché. Il nostro responsabile dell'area medica, che è il dottor Dolce, mi spiegava
quando noi abbiamo preso in carico la pratica a livello legale, che la patologia della piccola ghiaia, oltre che essere altamente invalidante, è una patologia che purtroppo si porterà a vita, e non si capisce il perché della revisione. Non è che la bambina può guarire dall'agnesia renale, che per intenderci è detto per noi profani, non, per noi non medici, che la bambina è un nuovo rene. Cosa voglio intendere? Dico, è nata con un solo rene. Ora voglio capire, fra un anno e mezzo la bambina cosa avrà? Il rene, crescere il rene? Cioè, non certo. Si spiega questa revisione? Certo, chiarissimo. E abbiamo in chiusura anche un commento che adesso chiedo alla regia di far passare in sovraimpressione. Vittorio Tarasco, la nostra categoria è inesistente per lo Stato. Ci conoscono solo quando bisogna pagare le tasse e marche da bollo varie. Beh, quello bisognerebbe fare azione presso i nostri parlamentari sia regionali che nazionali. Perché le leggi sono vecchie di 30 anni e il legislatore dovrebbe mettere mano a cambiare quelle leggi sull'invalidità, perché, come ripeto, c'è una legge, la legge 118 del 71, come ho detto poc'anzi, è stata cambiata nell'88. La legge sull'indennità di frequenza è stata approvata nel 90, cioè, spiego, fino al 1990 il minore non aveva diritto a nulla. Con la legge 295-90 si è applicato, corretto il vulnus sulle invalidità civili dei minori. Fortunatamente con la nuova legge che è stata approvata ad agosto si è provveduto ad aumentare agli invalidi al 100% la pensione da 295 euro a 651 euro. È un puntino nel mare, un barlume di luce, perché c'è ancora molto da fare, soprattutto, se mi consentite, anche soprattutto sulla legge 6899, che regola il collegamento obbligatorio dei disabili, che in Sicilia non viene assolutamente applicato. Questo magari avremo modo appunto di trattarlo in un'altra puntata, dottor Profumo. Io ringrazio intanto Alessandro Profumo, appunto del componente del direttivo sede zonale ENAC Palermo Perez, per essersi collegato appunto da Palermo. Ringrazio Daniele Marino in collegamento da Zafferana Etnea, e saluto anche Magda Poco, e naturalmente buona fortuna, e speriamo di ritrovarci con notizie positive. Grazie a voi, grazie al dottor Banfumo, e grazie Zita per la tua ennesima volta che ci dai voce. E speriamo che la prossima volta si possa parlare di belle notizie per la piccola Gaia. Assurdità mostruose a livello giuridico, che ripeto, nel 2020 non dovrebbero esistere. Ce lo auguriamo. Assolutamente no. Grazie mille a tutti. Grazie. E adesso passiamo quindi alla terza parte della nostra puntata. Cambiamo completamente argomento e passiamo adesso a parlare di moda, artigianato e arte. E lo facciamo con la nostra prossima ospite, che è Lucia Leotta.
Buonasera Rita, buonasera a chi ci ascolta e grazie per l'invito e se mi fa molto piacere essere con voi qui stasera. Buonasera Lucia, infatti fa molto piacere anche a me. Lucia è peraltro una fiumefreddese, anzi possiamo dire quasi mia vicina di casa praticamente. appunto lei si definisce mamma di tre figli, Lenia, Thomas e Denise. E hai detto, insomma, nella tua descrizione hai precisato che vivi a Fiumefreddo da più di 40 anni e come cittadina acquisita fin dall'inizio ti sei dedicata al volontariato e hai lavorato la tua attività in realtà è quella geometra e poi insomma sei approdata all'artigianato. Diciamo insomma come nasce intanto l'amore, cioè intanto l'amore per proprio per l'artigianato, poi diciamo ecco di cosa ti occupi nello specifico. Io dico sempre che la creatività ha accompagnato la mia vita sin da piccola, credo, perché forse quando vedevo mia madre che faceva aveva i suoi passatempi all'uncinetto, maglia, insomma come tante mamme, a me piaceva molto, io la guardavo e replicavo. Poi col tempo mi sono data anche alla pittura a olio su vetro, infatti riempivo poi gli amici di bottiglie magari decorate, insomma che le regalavo a tutti. E quindi diciamo sono andata avanti, però nel tempo adesso mi ritrovo che la mia creatività si è realizzata diciamo nella creazione delle coppe decorate. Credo che insomma tutto è iniziato per caso, va bene? Diciamo appunto abbiamo detto quindi come nasce la creatività e appunto hai svelato insomma il tuo prodotto principale che sono queste coppe decorate che sono insomma delle coppe un accessorio di moda diciamo sì, che prima Non sei la sola, ecco, nel panorama poi nazionale. No. Infatti poi mi sono resa conto comunque che ero in buona compagnia, ma questa cosa non era programmata, è iniziata per caso, quando mia figlia, 3 anni fa, così, una delle mie figlie, dice mamma la compriamo una coffa così, una per andare al mare, la decori, allora io ho detto vabbè perché no? Insomma, mi sono cimentata e veramente mi sono innamorata proprio della coffa, delle decorazioni, della ricerca dei tessuti. E da lì è nata questa storia casuale del brand Violetta, a cui ho dato questo nome, diciamo, per questa, diciamo, tra virgolette, attività artigianale. Come mai? Sono stata Violetta? Violetta, sai, ho giocato un po' sul mio nome e cognome, Lucia Leotta. Quindi ho fatto un po', ho preso un po' e un po'. Mi suonava carino e così ho battezzato questa cosa Violetta. Poi insomma gli amici mi hanno incoraggiato, dice perché non le fai anche per il pubblico? E ho detto vabbè, e così mi sono lanciata. Diciamo che è una cosa che mi gratifica molto perché io sono un hobbista comunque. Quindi vediamo faccio anche cosa vuol dire appunto essere un hobbista a chi ha un'attività vera e propria. Sì, essere hobbista vuol dire che comunque non sei una commerciante, quindi non hai la partita IVA, ci sono delle regole fiscali particolari ad hoc, però diciamo che la nostra vendita può avvenire solamente in un determinato modo e per un determinato tetto, diciamo, annuo di incassi, diciamo. Quindi nei mercatini, nei negozi, magari qualche negoziante compra alcune delle nostre coffe, come ho fatto io d'altronde. Anzi, il mio primo approccio pubblico è stato un evento a Palazzo Manganelli dove c'erano delle eccellenze artigiane dove mi hanno invitato e devo dire quello è stato il mio primo approccio davvero con la gente che mi ha molto incoraggiato comunque perché poi, insomma ho ricevuto complimenti, sai questo il motore di tutto
è la passione, giusto? È l'entusiasmo che tu ci metti nel fare una cosa. Ma sicuramente il carburante è l'apprezzamento delle persone, perché se non c'è quello non c'è neanche la vendita, diciamocelo chiaro. Certo. Quindi tutto questo messo insieme poi fa venire fuori quello che è, diciamo, un lavoro artigianale che potrebbe essere anche molto più valorizzato. Io dicevo poco fa che ci sono molte persone in effetti che svolgono queste attività, e anche nel settore solamente delle coppe mi sono resa conto che c'è molta gente che le confeziona, che si diletta. Però devo dire che ognuno poi ci mette del suo, ci mette il suo stile, la sua fantasia, la sua creatività, ognuno, diciamo, poi ha il suo riscontro, ecco. Io ritengo che il mio stile sia un po', diciamo, sobrio. Io sono molto attenta anche a non essere troppo ridondante, perché la coppa spesso è molto barocca. Io dico sempre, la chiamo barocca. Andiamo magari a vedere, appunto, volevo chiudere un attimo il discorso del lobbista artigiano, sì. Ecco, in questo periodo soprattutto, sì. Che sono stati sospesi molti mercatini, insomma, cioè i mercatini comunque sono stati sospesi per esatto. La pandemia, e tante occasioni chiaramente di condivisione, di esposizione. Come riuscite, diciamo, a mostrare, insomma, i vostri prodotti? Peraltro, come dicevi, non si capisce forse sempre quanto lavoro ci sta dietro un prodotto artigianale. Esattamente. Diciamo che nel periodo lockdown i mercatini sono azzerati, l'occasione di incontro idem, quindi l'unica realtà che poteva rimanere per noi hobbisti era il web, l'e-commerce. Quindi chi non lo faceva prima si sarà industriato. Diciamo che io ho iniziato quasi subito, e mia figlia Elena, che si occupa dei canali social, quindi su Instagram e su, abbiamo pare sui 4.000 qualcosa, 500 non lo so, followers che ci seguono, anche su Facebook, e quindi il canale privilegiato poi è stato quello. E comunque, visto che poi eravamo tutti lì sul web, il riscontro poi c'è stato, almeno in questo anno, ecco. Perché se i primi mesi dell'anno sono serviti per lavorare, per produrre, perché comunque sono serviti per produrre, poi ci siamo ritrovati, almeno io, il mio è un prodotto, diciamo, più estivo, no, tra virgolette. Mi sono ritrovato comunque con una bella collezione, e ho potuto dare riscontro a chi mi chiedeva delle coffe, insomma, ad avere anche un buon assortimento. Insomma, quindi, anche diciamo, poi eri sui social, però insomma, sì. Diciamo che l'online chiaramente anche in questo caso comunque ha aiutato la poesia del toccare magari il prodotto, del vederlo da vicino, del vedere i particolari, però diciamo necessariamente sì, al momento si deve fare così. Sì, al momento si deve fare così. Poi comunque quando hanno riaperto i negozi, io ho avuto qualche negozio selezionato in cui erano vendibili le mie coffe, e dico selezionato per un semplice motivo, e torniamo al discorso del fatto a mano, no? Dell'artigianato, perché il fatto che, cioè, il fatto a mano non vuol dire che costa meno, perché dietro c'è un grande lavoro, ci sono molte ore di lavoro, c'è una ricerca dei materiali, quindi dei tessuti, delle passamanerie. Cioè io sono molto pignola in questo, le mie coffe sono interamente cucite a mano, di incollato non c'è assolutamente nulla, anzi in questo, prima forse c'era l'etichetta, adesso neanche quella, perché la cucio, quindi
qualcuna in foto, se la regia manda qualche foto appunto, così la vediamo. Sì, questa è una coffa in stile shabby, tutta foderata esternamente. Questa è una coppa per una bambina che ho fatto per una bambina che era deliziosa. Si richiama un po' sarà... Sì, questa è una coppa, diciamo, importante. Non si, in fotografia non rende bene, però quelli sono quei pesciolino e sono dei mosaici fatti con cristalli Swarovski. Insomma, è molto particolare questa coppa, è stata fatta su ordinazione, tra l'altro. È molto bella. Cioè, infatti dico per questo che c'è molto lavoro dietro. Questa è una cosa un po' più folk, tipo stile siciliano, bella colorata. Sì, sembra un po' di vedere un po' il carrettino. Sì, diciamo che le mie non sono le classiche coppe turistiche, ecco, sono delle borse. Questa è di Marletto, è una piccolina. Sono delle borse che le puoi abbinare a diversi outfit e quindi le puoi utilizzare in qualsiasi momento, ecco, secondo il modello le puoi utilizzare quando vuoi. Non è la coppa che compri, questa era bellissima questa coppa, con i fiori di stoffa, tutti cuciti a mano, tutte le passamanerie di fuori e l'esterno sono tutte cucite a mano, tutta foderata internamente, era bellissima. Certo, poi quindi... anche appunto l'attenzione al particolare dettaglio. Sì, sì, sì. Questa è con una testa di moro, sì, con una ceramica, per richiamare un po', diciamo, tutti gli elementi della tradizione siciliana, perché poi la coffa è questo, no? È un po', fa parte della nostra storia. Sì, la coffa è uno degli emblemi appunto della sicilianità e... Esatto, esatto. Per chi magari non lo sa, diciamo in realtà, cioè, che cos'erano le coppe, no? Eh sì, perché la coppa, diciamo, fa parte del patrimonio culturale della Sicilia, perché una volta veniva usata per come trasporto per gli animali da soma, quindi era anche per dare da mangiare, quindi era uno strumento della tradizione contadina. La coppa, per chi non lo sa, cioè la coppa originale è di palma nana, è tutta di palma nana intrecciata, e la palma nana è una pianta di origine mediterranea e poi viene intrecciata la parte più tenera, quella dell'interno, che si chiama curina, e quindi nascono poi le coffe, diciamo, poi ognuno le decora come vuole, oppure anche semplicemente appunto, Lucia, tu hai anche proprio, diciamo, la versione nuda della coppa che ci puoi mostrare. Sì, me la faccio vedere. Vedi, questa è una coppa di misura, diciamo, piccola, ed è la coppa nuda, ecco, così, questa. Poi da qui nasce poi la lavorazione della coppa, quindi prima l'idea di quello che voglio fare. Quindi le passamanerie, io dico sempre che quando vado in merceria per me sembra un Luna Park, un parco giochi, perché mi trovo le cose sono bellissime. Per esempio questa qui è una coffa in lavorazione, che ancora è da fare, ed è tutta imbastita, cioè ci sono tutti gli spilli. Questa è una coffa anche fatta con materiali molto pregiati, perché queste passamanerie sono anche di seta, insomma sono molto particolari, quindi sono tutte messe con gli spilli, sono attaccate, dopodiché seguo la cucitura comunque della coffa, e io anche per una maggiore durata... Prima fai il progetto e poi man mano passi a... Sì, oppure vai a vedere che materiali trovi e poi da lì nasce l'ispirazione, diciamo. Allora di solito magari ho in mente qualcosa, di solito, cioè, anzi ho tante cose in mente veramente, di solito. Poi magari se trovo delle passamanerie che mi piacciono, da lì magari, anche se è una sola, va bene, ci costruisco. So, per esempio questa qua mi è piaciuta moltissimo, questa passamaneria di seta con gli specchietti, e io ci ho costruito sopra tutto questo, questa è una coppa bellissima, infatti poi prima cucirò l'esterno, metterò tutti, diciamo,
gli elementi, diciamo, in metallo, e poi passerò all'interno con la fodera, la chiusura, insomma, tutto il resto, fino a completare. Per esempio, questa è una coppa completa, questa è una coppa di merletto tutta rivestita con la sua catenella, anche la sua tracollina in metallo, particolare. Poi ce ne sono altre che sono che bellissime. Sono particolari e anche personalizzate delle volte, sì. No? Questa è una coppa, è interamente rivestita in seta, è tutta in seta pura, tutta, ed è anche imbottita leggermente con l'ovatta, è morbida. E ha un disegno del maioliche che ricordano un po' gli abiti di Dolce & Gabbana, che sono stati un po' i precursori di questo stile, diciamo, siciliano. Infatti proprio lo riportano in tutte le loro collezioni, con questi colori così sgargianti, così belli, no? E poi mi faccio vedere questa, un esempio, la faccio vedere, perché questa per esempio è una coppa grande, e questo è tutto dipinto a mano, l'ho fatto io, queste ruote, sì, questa l'ho dipinta a mano, inserito gli specchietti, è una coppa che sia davanti che il retro è decorata, dentro è tutta in taffetà, rivestita, insomma, c'è, questo dico, c'è un lavoro. Si possono rovinare facilmente questi materiali. Diciamo, bisogna sempre avere cautela, come quando tu hai una borsa, quindi devi fare un po' di attenzione, è tutto qui. Poi le borse io le do anche le consegno così, con un sacchetto di raso, quindi questa è pronta in partenza, questa borsa, un sacchetto di raso. Vediamo, per vedere anche, diciamo, la rifinitura interna, no? C'è anche la fodera all'interno. Sì, questa per esempio, ve la faccio vedere. Questa è una fodera, per esempio, con una fantasia con i fichi d'India. Questa, infatti, fatto anche nei dettagli, insomma, io sono molto, infatti, tutta anche all'interno si vede. Anche lì. È tutta rivestita foderata. Anche all'interno. È tutta rivestita anche all'interno. Qualcuno ti richiede anche proprio di scrivere il nome di... Sì, infatti ne ho fatta qualcuna con il nome, sì, cucito sulla borsa, non incollato, cucito. Sì, qualcuna sì, l'ho fatta anche con i nomi, dalle più semplici a quelle magari un po'... Poi ce ne sono diverse, per esempio guarda questa piccola, questa è una baby coffa, è una coppa piccolina. È molto carina anche per le ragazze, sì, ma è sempre uguale, è una miniatura, poi è sempre foderata, è chiusa, quindi ha un insomma ce n'è per tutti i gusti, sicuramente per tutti i gusti, nessuna, diciamo, sono tutte pezzi unici, chiaramente, no? Nessuna uguale all'altra, esattamente, nessuna borsa è uguale all'altra, sono tutti pezzi unici, può essere uguale lo stile, magari ma non le borse non sono mai uguali. Poi insieme alle borse magari ci metto le pochette, infatti ci sono anche le pochette, esatto, parte le coffe, diciamo che quello siciliano continua appunto anche in altri accessori, no? Abbiamo visto, quella era una busta, e sì. Poi anche gli accessori, anche la bigiotteria. Sì, ci siamo cimentati anche con la creazione di qualche bigiotteria, orecchini per lo più. Adesso qui non ne ho, ne ve le posso fare vedere, però sulle pagine dei social sono tutte visibili. E poi volevo un po' anche allargarmi un po', diciamo, sempre sullo stile siciliano, anche nella creazione di qualche caftano. Quest'estate ho in programma, la prossima estate ho in programma di fare qualcosa. Un attimo il discorso delle borse, diciamo, hai fatto anche della coppa, diciamo, chiudendo il discorso coppa, hai fatto anche della coppa un oggetto d'arredo, quindi non soltanto un accessorio moda, ma può servire anche per Per esempio,
Sì, per esempio, questa ve ne mostro una. Questa è una coffetta che è un portaghiaccio, quindi porta bottiglie. Quindi puoi mettere anche il ghiaccio qua, perché è rivestita con un tessuto impermeabile. Quindi anche per il vino potrebbe andare bene, come potrebbe andare bene anche come portapane, come portafrutta. Quindi una coffetta così, anche su ordinazione, secondo magari se tu hai un servizio di piatti o una bella tovaglia con dei colori particolari, puoi adattare anche una coffa di questo genere, è piccolina, la puoi portare a tavola ed è molto, molto carina. Io anche come oggetto d'arredamento, per esempio, ho delle coffe grandi, rettangolari, che sono bellissime anche da mettere anche in un angolo con delle composizioni floreali di stoffa, oppure anche per mettere giocattoli, porta riviste, porta legna, anche vicino a un camino, e si possono decorare nei modi più svariati. C'è veramente qualsiasi utilizzo della, sì, della coffa. Sì, sì, è e molto ecco. Sempre su questo stile, appunto, basato sempre sulla sicilianità, pochette e shopping bag. Sì, sì, anche le shopping bag, sì, ho fatto delle shopping bag di stoffa da mettere, diciamo, insieme, da mettere in borsa, ecco, quindi come prodotto, diciamo, per non usare, diciamo, i sacchetti di plastica, ecco. Poi ho fatto questa, ve la faccio vedere, è una stola, che è di velluto e ha tutti nei bordi, ha tutte le passamanerie con le nappine, è molto bella, c'è qualche elemento magari che è luccicoso, per queste sere di Natale a casa è molto indicata. Quindi prendiamola così. No, che stai spaziando quindi anche sull'abbigliamento adesso. Quindi. Sì, qualcosa, mi viene in mente qualcosa da fare. Prima questo qua mi piaceva veramente farlo. Infatti non un'altra rossa, è una cosa interessante anche come elemento, diciamo, di abbigliamento. Anche in tutti i colori, no? Secondo i colori che servono, comunque che si possono abbinare a un bel vestito, un pantalone, insomma un outfit, anche sopra un cappotto, sopra un bel cappotto, molto certo. Carina. Quindi è molto complicata, diciamo, quest'arte, ma a te personalmente cosa dà? A me personalmente dà molta gratificazione. Io da un bel po' di anni già non lavoravo. Quindi il non fare niente non mi appartiene, perché come anche tu mi conosci, io mi sono data anima e corpo al volontariato, e quindi chi mi conosce lo sa che io non riesco a stare molto ferma, diciamo, sempre insomma mi muovo in maniera dinamica. Poi il fatto di questa attività manuale comunque mi gratifica molto, mi piace. Cioè già far nascere un prodotto, una cosa che nasce dalle tue mani, che quindi secondo la tua capacità e che poi comunque viene apprezzata, insomma è una bella gratificazione, mi piace molto. Quindi diciamo che mi sono messa in discussione, ma anche con questa cosa, perché a volte sai ci sono molti timori, ma no, che faccio, non è una cosa che non va. Invece dico sempre anche a tutte le altre donne che hanno voglia di fare qualcosa, beh, lanciatevi, seguite le vostre passioni, ecco, tentar non nuoce. Poi anche una maniera, cioè... Anche questo è un messaggio positivo, chiaramente, alle donne, ma a tutti, no? Di dar seguito a quelle che sono le proprie passioni e a buttarsi, sì. Cimentarsi. Sicuramente prima o poi qualcosa arriva, insomma, sì, qualcosa arriva, sì, esattamente, perché d'altronde se stiamo fermi nell'immobilismo non viene niente. Quindi se ci diamo da fare, magari proviamo, ci mettiamo in discussione a tutte le età, quindi, perché io non sono una giovincella, però tutto sommato mi sono lanciata in questa cosa che mi piace molto e mi gratifica. Pure sta andando bene. E ricordiamo, Lucia, dove, come trovarti, come contattarti. Sì. Allora, possono trovarmi tutti sui canali social, su Facebook e la pagina Lioletta,
mentre su Instagram li ho letta Sicily Bag. Ci sono anche i numeri di telefono, quindi per qualsiasi contatto, anche insomma, potete contattarci tramite messaggio e noi siamo lì che attendiamo. Quindi sono a disposizione anche per eventuali richieste. Possono anche poi visionare quelli che sono le mie creazioni. Certo, chi volesse, che è in zona, che vuole lì, sui canali social ci sono c'è la galleria di foto, e quindi ci sono tante foto delle coffe, quindi c'è una bella galleria per andare per farsi un'idea anche, no? Che a volte ci sono persone che vogliono magari una borsa personalizzata e magari hanno un'idea, e io sono sempre disponibile ad accontentarli. Sì. E quindi Facebook Violetta e su Instagram Violetta Sicily Bag. Sì, questi sono i nostri canali social e potete contattarci. Volevo solo ringraziarvi per l'invito e quindi l'opportunità anche di poter parlare di me e delle mie creazioni, e quindi grazie per l'opportunità. Grazie a te per avercene parlato. Ci vuoi lasciare facendoci vedere un'ultima coppa, magari una che... Sì, ve ne faccio vedere una classica, ecco, rappresentativa, che è questa. Proprio classica, infatti. Ecco, questa è una coppa classica. Con la nuova di terreno. È una coppa per il mare ed è una ruota, è tutta foderata con l'aiuta, ed è una bella, questa vi lascio con la tradizione siciliana, ok? Con la tradizione, appunto, con questo rosso che possiamo dire, sì. anche natalizio, quindi ci sta. Esatto, ecco, con l'augurio anche di un buon Natale per tutti noi. Buon Natale. Grazie a Lucia Leotta. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. E a proposito di coffe, di prodotti artigianali, voglio anche parlarvi di un'iniziativa dell'associazione Il Borgo di Presa. Adesso vedremo appunto anche delle immagini. Infatti il distanziamento sociale ha imposto uno stop alle attività culturali e sociali che erano alla base dell'associazione Il Borgo di Presa, impegnata appunto nella valorizzazione del territorio. Ma nel progetto di rilancio di Presa, frazione di Piedimonte Etneo, scrive l'associazione, non potevamo fermarci sul più bello. Così hanno inventato la campagna Natale al Borgo di Presa e hanno messo in vetrina produttori e artigiani del territorio, assemblando speciali confezioni natalizie attraverso il web. Poi si sono rivolti e si rivolgono tuttora al vasto pubblico per chiedere una mano. Infatti, con le offerte ricevute per ogni prodotto, l'associazione finanzierà le future attività di rilancio del borgo. A disposizione online sulla pagina Facebook anche dell'associazione Il Borgo di Presa ci sono appunto coffe siciliane realizzate a mano con i vini delle cantine del borgo, l'olio e le marmellate di Presa in speciali confezioni brandizzate, i piatti di ceramica dipinti a mano dall'artista piemontese Pina Catanzaro. Fra i progetti che vedono impegnata l'associazione c'è il recupero infatti dell'ex scuola del paese, immobile che è stato da anni abbandonato e che oggi, grazie all'accordo con il comune di Piedimonte, è diventato la sede dell'associazione, quindi il futuro centro di promozione territoriale per il borgo. Per scegliere appunto una delle, ecco qua vediamo anche i momenti di confezionamento di queste confezioni, per scegliere una di queste confezioni del borgo si potrà chiamare il 324 0705 315, oppure scrivere l'associazione su Facebook oppure attraverso Instagram, l'associazione Il Borgo di Presa.
Teresa. E adesso passiamo all'ultimissima parte della nostra puntata. E per lo sport ci ritroviamo per la prima volta in questa nuova stagione con Marcello Mazzari. Ciao Rita, buonasera, come stai? Buonasera Marcello, bene, a parte la connessione ballerina. Marcello Mazzari, appunto, il nostro giornalista sportivo, lo conosciamo già, e questa sera farà il punto sulla situazione, sulle ultime novità legate al calcio Catania e al suo ormai prossimo cambio di proprietà. Grazie Rita, intanto è un piacere ritrovarci qui nella vostra trasmissione, nel vostro programma, grazie mille per l'invito. Sì, come dicevi tu, stasera ovviamente parliamo di calcio Catania, anche perché purtroppo poi a livello regionale, a parte il Catania, il Palermo e le squadre siciliane di Serie D, purtroppo ancora le altre categorie vivono lo stop dovuto agli ultimi DPCM, quindi ho deciso di concentrare appunto questo approfondimento, questo spazio che abbiamo, sulla situazione del calcio Catania. Intanto però volevo iniziare con un comunicato che ha rilasciato il Catania nella giornata di ieri, dedicato a Paolo Rossi, che come sapete è scomparso l'altro ieri, e questo è l'addio del calcio Catania, che dice: il 17 ottobre 1976, un giovane attaccante della Nerossi Vicenza rifilò una tripletta alla difesa del Catania, fino a quel momento imbattuta in campionato. Non trascorse molto tempo prima della definitiva affermazione di un vero talento qualche anno dopo. Infatti, Paolo Rossi scriveva già a suon di gol una pagina memorabile della storia del calcio, guidando l'Italia alla conquista del titolo mondiale. E con il cuore colmo di tristezza, il Catania saluta un grande campione dal sorriso gentile, eroe azzurro per sempre. Quindi questo era il saluto che il calcio Catania ha voluto fare al grande Pablito Rossi, ovviamente eroe del Mondiale 1992 e 82 e non solo. Però adesso, Rita, come ti dicevo, passiamo alle questioni relative proprio al calcio Catania, al nostro Catania, che questa settimana torna ovviamente in campo e giocherà sul campo della Viterbese, quindi a Viterbo, in un periodo tutto sommato positivo per la squadra quest'anno allenata da mister Raffaele, che si trova al settimo posto in classifica, ma ha anche due punti di penalizzazione che sono arrivati all'inizio stagione per degli adempimenti, punti di penalizzazione che potrebbero essere tolti anche nelle prossime ore, e in generale comunque il Catania vive un momento molto positivo, visto che la squadra rossazzurra è imbattuta da ben 5 turni. Nell'ultimo turno, giocato in casa a Lentini, perché in questo momento giocano al Sicula Trasporti Stadium di Lentini, gli Etnei ha pareggiato 1-1 contro la Cavese, però prima veniva da due vittorie per 3-0 contro il Bisceglie e per 2-1 contro l'Avellino, frutto di un ottimo periodo soprattutto di due giocatori che adesso vedremo anche in foto, che sono Kevin Biondi e Emanuele Pecorino, che sono i due, cerco di definirli, protagonisti appunto del Catania in questo periodo, soprattutto Pecorino, perché il bomber rossazzurro a tutti gli effetti, il giocatore che fino a questo momento ha fatto più gol, e oltre lui appunto Kevin Biondi, e la particolarità è che entrambi sono catanesi, quindi è davvero una bella notizia per tutti noi catanesi il fatto che questi due giocatori cresciuti sin da giovanissimi, e lo sono ancora perché parliamo di Kevin Biondi, un classe 99, quindi un ragazzo di 21 anni, ed Emanuele Pecorino, un classe 2001, di 19 anni addirittura, due giovani che appunto sono cresciuti da sempre nel vivaio rossazzurro e adesso sono protagonisti in prima squadra, chiaramente seppur in Serie C, però stanno facendo togliere diverse soddisfazioni ai tifosi. E come sappiamo, questo è un anno importante per il Catania e per la catanesità in generale, anche perché la squadra
di Mister Raffaele, ma in generale tutta la società, come abbiamo raccontato spesse volte anche quest'estate qui da voi nel vostro programma, ha vissuto un'estate turbolenta, un'estate fatta di rischio di fallimento, di tanti problemi economici, poi divenuti soltanto un lontano ricordo grazie al lavoro di Sigi, che è questa società che è stata messa in piedi negli scorsi mesi e che ha salvato questa benedetta matricola 11.700. Quindi lato campo il Catania fa un campionato comunque onesto, in linea con quelle che sono le aspettative della società sin da inizio stagione, che chiaramente per i noti problemi di cui vi parlavo in precedenza non ha posto come obiettivo quello di vincere questo campione di Serie C, ma di partecipare ai playoff, e quindi quella sesta posizione di cui parlavo. Attualmente il Catania in questo momento appunto parteciperebbe ai playoff e sicuramente è una squadra in crescita da ogni punto di vista, tecnico, tattico, e da un punto di vista appunto anche di spogliatoio, che comunque sembra essere molto unito. Ma soprattutto sono ore importantissime, cara Rita, per una situazione legata all'extracampo, perché come dicevo quest'estate abbiamo visto il Catania salvato da rischio fallimento, adesso addirittura il Catania potrebbe ritrovarsi ad avere nuovamente un nuovo proprietario, ed è un passo a dir poco storico, perché parliamo di Jota Copina, che è questo imprenditore italo-americano che vedete qui in foto, in questa grafica, dove viene affiancato con la bandiera del Catania, perché proprio nelle prossime ore Jota Copina sarà qui a Catania. E facciamo un po' il suo identikit, perché è un nome che ovviamente i tifosi rossazzurri che stasera ci seguono conoscono bene ormai, perché già da quest'estate circola il suo nome come nuovo patron rossazzurro. Ma per fare un po' il punto della situazione, appunto, io ricordo sempre che Tacopina è un avvocato italo-americano, un grosso imprenditore appunto italo-americano, che già negli scorsi anni è stato vicino e presente nel calcio italiano. Fino a qualche mese fa era il presidente del Venezia, altra società molto importante italiana, che ha portato dalla Serie D alla Serie B, e negli scorsi anni ha avuto anche rapporti con Bologna e Roma, quindi un dirigente a tutto tondo, un imprenditore molto ambizioso, che ha scelto appunto come suo prossimo obiettivo imprenditoriale il calcio Catania. E parlo di ore molto calde, perché come dicevo poco fa, proprio nelle prossime ore, si parla di domani mattinata, Tacopina sarà qui a Catania, perché lui ovviamente vive negli Stati Uniti, ma si trasferirà qui a Catania per formalizzare questo passaggio di proprietà che finalmente dovrebbe avvenire. È una trattativa che ormai dura da diverse settimane, addirittura da diversi mesi, con Sigi, che appunto in questo momento è la proprietaria al 100% del calcio Catania, ma che questo stesso 100% lo trasferirà interamente a Jota Copina, che quindi a tutti gli effetti diventerà il nuovo padrone. Questo passaggio avverrà domani. Non ti sento benissimo, perché forse c'è qualche problema. Dico questo passaggio avverrà domani. Ti ho sentito solo sul domani, se ripeti ci siamo ora forse. Dicevo, questo passaggio avverrà domani, quindi... Purtroppo Rita non ti sento. Va bene, ok, continua Marcello, tranquillo. Ok, ora ti sento, magari ripeti. No, ora. Puntualizzavo il fatto che avverrà domani, insomma, questo passaggio. Sì, domani dovrebbe essere il momento fondamentale per mettere nero su bianco il sorta di contratto preliminare che poi porterà ad un ping per il passaggio definitivo di questo imprenditore italo-americano. Chiaramente ci sono delle tempistiche anche a livello giuridico per formalizzare il passaggio, a livello amministrativo soprattutto. Ricordo che il bandolo della matassa di queste ultime settimane è stata la situazione debitoria del calcio Catania, perché come dicevo Sigi quest'estate ha salvato il Catania dal fallimento, ma chiaramente facendo ciò si è trasportato i debiti della precedente gestione Pulvirenti, che purtroppo negli ultimi anni aveva portato il calcio Catania ad avere diversi debiti, fra i quali debiti con l'erario e con diversi creditori, anche vecchi sponsor della società rossazzurra. Quindi questa trattativa si è dilungata, perché l'unica
diciamo, prerogative di Tacopina era quella di far sì che Siggi azzerasse il più possibile il debito che il Catania appunto ha e che comunque manterrà, e sarà appunto il compito anche di Tacopina quello di riportare i bilanci in verde per poi appunto far partire totalmente il suo progetto imprenditoriale. Sembra che appunto questi problemi siano stati risolti proprio in queste ultime settimane grazie al grandissimo lavoro dei legali del Catania, e quindi adesso finalmente Tacopina, complice anche poi ovviamente le logistiche che in questo periodo sono un po' rallentate dalla situazione sanitaria, sarà appunto domani a Catania, rimarrà per 4 giorni nella struttura di Torre del Grifo e lì appunto metteranno nero su bianco questo accordo che dovrebbe portare al closing, al definitivo passaggio ad inizio del 2021. Si parla di uno staff da parte di Tacopina di assoluto livello internazionale, saranno presenti diversi personaggi anche nomi importanti, insomma, a livello di calcio nazionale, di calcio italiano, soprattutto tanti investitori, perché poi Tacopina è ovviamente il frontman, come lui stesso si è definito nelle ultime ore, di questa trattativa, ma non è il solo. Il Catania avrà la fortuna di poter avere degli investitori davvero da parte di tutto il mondo e avrà un'internalizzazione molto importante che sicuramente può portare a una valorizzazione assoluta della realtà siciliana. Quindi un progetto che lascia veramente ben sperare e soprattutto lascia sognare i tifosi rossazzurri di una risalita da questi anni difficili fatti di Serie C e di tanti problemi societari per un futuro del Catania che speriamo potrà essere di nuovo roseo come fino a una decina di anni fa ormai, negli anni più rosei della Serie A. Sicuramente con Tacopina e con i suoi mezzi imprenditoriali, economici e non solo, perché poi parliamo appunto di un personaggio che da tanti anni vive il calcio italiano e quindi ha tanti contatti, tutto questo sarà possibile. Appunto, speriamo che fra campo ed extracampo si riesca finalmente a far tornare questo Catania grande. Bene, Marcello. Allora, grazie come sempre dei tuoi approfondimenti. Figurati, Rita. Precisi e audienti. Grazie e mille quindi, a te. Insomma, ci ritroveremo. Ci aggiorniamo sicuramente. Grazie, grazie, buona serata. Grazie a Marcello per il suo punto. E questo appunto era il nostro ultimo intervento, quello dedicato allo sport regionale. Io in chiusura vi dico che la prossima settimana, anziché venerdì 18, andremo in diretta sabato 19 alle 17:30, quindi soltanto per la prossima settimana c'è questo cambio, slittamento di giorno, quindi anziché il venerdì, il sabato alle 17:30. Io vi ringrazio per essere stati con noi fino adesso, vi ringrazio anche per essere intervenuti, per aver partecipato, ringrazio come sempre la regia curata da Salvo Faro, GS Produzioni, e ringrazio Giuseppe Le Cause per 01 TV. Chiaramente ci potete rivedere attraverso il sito 01 TV e sulla pagina Facebook appunto il punto web. Grazie, buona serata e buon fine settimana.